Come? Parlare. Non ho niente da raccontare, io... Quando ero piccola avevo una casa a Roccaraso, una località di montagna dell'Abruzzo, non so se la conosci, ma forse l'hai sentita nominare perché è piuttosto rinomata. E sai, andavamo lì tutti gli anni, estate, Natale, Capodanno. Un anno avevo 4 anni, era il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Questa casa molto bella, io, mia madre, mio padre, l'albero di Natale illuminato, tutto addobbato. Soltanto che sotto l'albero non c'era neanche un regalo. Una cosa piuttosto strana, no? Io non è che fossi arrabbiata o agitata, però, insomma, ero una bambina piccola. Allora, mia madre evidentemente ha percepito la mia tensione e mi ha presa in braccio per distrarmi. Mi ha portato alla finestra a guardare la neve. Mio padre si è avvicinato a noi. Eravamo tutti e tre a vedere questa bella nevicata. E che vediamo in fondo al giardino che ci guarda, ci sorride e ci saluta con la mano. Babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale stava là. Allora io mi rigiro verso l'interno della casa e vedo che l'albero si era all'improvviso riempito di regali, una montagna piena. Mi rigiro verso la finestra, ma... Babbo Natale non c'era più. Io poi negli anni sono andata dai miei a chiedere se era vero, se non era vera questa cosa, se era successa veramente, perché chiaramente ti viene il dubbio che hai sognato o che hai solo immaginato. Loro mi hanno sempre dato una risposta strana, evasiva. Giulia, se te lo ricordi, è vero. Io sono cresciuta, ho studiato, lavoro, insomma, più o meno lavoro. Poi è una convenzione, no? Babbo Natale non esiste, lo sanno tutti. Io lo aspetto sempre, ogni anno lo aspetto, perché stava là, io l'ho visto con gli occhi miei. Io lo aspetto. Torna.